Ora, dopo aver introdotto elementi dinamici, studiamoci un circuitino molto semplice. Prima abbiamo visto un circuito con un generatore di tensione che alimentava due resistori in serie e in quel caso abbiamo visto che sostanzialmente nulla cambia rispetto alla soluzione che otterremmo in condizioni stazionarie. Semplicemente sostituiamo alla E costante una E di T. Se introduciamo invece anche un solo elemento dinamico, le cose cambiano proprio dal punto di vista strutturale delle equazioni che dobbiamo risolvere. Scriviamoci l'equazione. Il bilancio, la corrente unica perché c'è una sola maglia, il bilancio di tensione ci darebbe VDT più RIDT uguale a EDT. Quindi in questa equazione ho scritto la Kirchhoff alle tensioni e ho scritto già due delle tre caratteristiche, resistore e generatore. Quindi questo è il bilancio della maglia, al quale dobbiamo poi aggiungere la caratteristica del condensatore. Quindi dt uguale c del v su dt. E quindi il sistema che andiamo a scrivere applicando il modello circuitale non è più un sistema algebrico, perché compare almeno un'equazione in cui c'è una derivata. Quindi è un sistema, come si dice, algebrico differenziale. Possiamo operare per sostituzione? Certo, operiamo per sostituzione, scriviamoci per esempio l'equazione per la V. Basta sostituire la seconda nella prima ottenendo V di T più R per C del V su dt uguale E di T. E ci accorgiamo che nel momento in cui introduciamo un elemento dinamico, l'equazione, in realtà l'abbiamo scritta per V, ma potremmo anche scriverla per I, l'equazione finale sarà un'equazione differenziale. Di che ordine? Si può far vedere che l'ordine dell'equazione differenziale è uguale al numero di elementi dinamici presenti nella rete. Ne abbiamo uno solo, quindi l'equazione differenziale è di ordine 1, cioè compare solo la derivata prima. Avessimo due elementi dinamici, otterremmo derivata seconda, derivata prima e funzione non derivata. Quindi per risolvere anche un circuito così semplice, un generatore, un resistore, un condensatore, tutto quello che ci siamo detti finora non vale più, perché adesso ci tocca risolvere l'equazione differenziale. La soluzione dell'equazione differenziale segue altre regole, certamente non quelle che abbiamo visto per la risoluzione di un sistema di equazioni lineari e tantomeno tutti i discorsi che abbiamo fatto su equivalenze, serie, parallele. L'equivalenza adesso, serie, non la potete più declinare come abbiamo fatto per i due resistori. Quando io avevo due resistori in serie, la somma delle tensioni sarebbe stata questa, R1I più R2I. La I la metto in evidenza e ottengo la somma. Adesso la somma delle due tensioni è R1I più V, che non è proporzionale a I, ma è proporzionale all'integrale di I. Non posso più mettere in evidenza la corrente. Quindi RC sono in serie, ma non posso sostituirlo con un R più C. Tra l'altro non lo potrei neanche fare dimensionalmente, visto che sono parametri che hanno diverse unità di misura. Chiaro, quindi non è che non siano in serie, semplicemente l'equivalenza come la conosciamo non la si può applicare a RC. Bene, devo risolvere l'equazione differenziale. Tra l'altro questa equazione differenziale, se la vado a risolvere, ammette infinite soluzioni. Matematicamente ammetterà infinite soluzioni. E quindi per avere la soluzione fisica, cioè quella associata al circuito che sto analizzando, cosa mi serve? Non vi devo solo dare l'equazione differenziale, ma anche la condizione iniziale. Diventa il problema di Cauchy. E che cos'è la condizione iniziale? Adesso abbiamo imparato che la condizione iniziale
non è altro che lo stato energetico iniziale di questo condensatore. Ed è, torniamo a quello che vi ho detto prima, per poter capire come evolverà nel tempo non mi basta sapere l'equazione che ci dice la sua dinamica, che è un'equazione differenziale, ma devo anche sapere da che stato è partito, se è partito carico, scarico, se è carico a che livello lo abbiamo caricato. Questo è un problema di Cauchy. Chiaramente se io mettessi anche un induttore avrei un'equazione differenziale di secondo ordine che ha bisogno per l'unicità della soluzione di due condizioni iniziali. E chi saranno fisicamente le due condizioni iniziali? Lo stato energetico iniziale del condensatore, cioè la sua tensione, e lo stato energetico iniziale dell'induttore, cioè la sua corrente. Su questo torneremo. Oggi invece, prima vi ho fatto vedere qual è la pena da pagare, poi invece vi do una buona notizia, e cioè che non sempre è necessario risolvere l'equazione differenziale. Ci sono delle condizioni di funzionamento nelle dinamiche, quindi con grandezze variabili nel tempo, che possono essere studiate utilizzando ancora i concetti visti in condizioni stazionarie. Cioè, se adesso noi rinunciamo al comportamento arbitrario nel tempo della EDT e diciamo io non voglio studiare un circuito in cui EDT può avere qualunque variabilità nel tempo, mi voglio studiare una classe particolare di circuiti nei quali il generatore è una funzione sinusoidale del tempo. E vediamo se, restringendo l'ambito di applicazione, posso fare delle considerazioni che mi consentono di riacquistare quelle tecniche che ho visto in caso stazionario. Quindi questa è la soluzione che ci prospetta l'analisi dell'evoluzione dinamica generale. Adesso noi restringiamo il campo di applicazione. A quali funzioni? Alle funzioni sinusoidali nel tempo. Cioè, supponiamo che il nostro circuito sia alimentato da generatori sinusoidali nel tempo. Supponiamo anche che tutti i generatori abbiano la stessa frequenza. Una funzione sinusoidale nel tempo avrà l'espressione generale x di t uguale x con m seno di omega t più alfa. Mettiamoci nell'ipotesi che tutti i generatori oscillano alla stessa frequenza. Quindi alimento la rete con generatori tutti a 50 Hz. Si deve verificare una seconda condizione, che è la cosiddetta condizione di funzionamento in regime sinusoidale. La prima condizione è una condizione necessaria per avere la seconda, ma non è sufficiente. Quindi intanto dovete partire con tutti i generatori isofrequenziali. Poi, se si verifica che tutte le grandezze elettriche del circuito, quindi non solo i generatori, tutti quanti, tutte le tensioni e tutte le correnti, sono funzioni sinusoidali alla stessa frequenza, si dice che il circuito sta lavorando in regime sinusoidale. Quindi tutte le grandezze di ogni bipolo sono isofrequenziali ai generatori. Quindi sto dicendo che cosa? Che in un circuito che lavori in regime sinusoidale la frequenza è un dato, non è più un'incognita, non è più un parametro da valutare. Voi sapete in partenza quanto vale F, quanto vale omega. È un dato acquisito. Ok? Noi non studieremo quali sono le condizioni sufficienti per avere la condizione di regime. Se i circuiti sono strettamente passivi,
i bipoli collegati a questi generatori sono strettamente passivi, e allora questa implica questo. In generale bisogna studiare caso per caso per capire quando, imponendo generatori isofrequenziali, tutte le correnti e tutte le tensioni lo saranno anch'esse. Noi diamo per assunto il regime sinusoidale, cioè nelle tracce degli esercizi che vi darò si assume il regime sinusoidale. Però tenete conto che il cosiddetto regime permanente sinusoidale è una condizione di funzionamento in cui tutte le grandezze sono isofrequenziali e quindi la frequenza è nota, non è più qualcosa da determinare. Vi faccio osservare che lo stesso regime stazionario si può vedere come caso particolare di un regime sinusoidale. Il regime stazionario che abbiamo studiato fino a ieri lo si ottiene mettendo la frequenza a zero. Se la frequenza va a zero, questa diventa funzione costante del tempo. Quindi il regime stazionario fa anch'esso parte di questo regime generale, semplicemente F uguale a zero vi fornisce il funzionamento in condizioni stazionarie. Perché tutti i generatori hanno una frequenza zero, sono costanti del tempo, e tutte le tensioni e tutte le correnti sono costanti del tempo, hanno una frequenza zero. Vabbè? Assumendo che il circuito lavori in regime sinusoidale, cosa accade? Accade che ogni tensione e ogni corrente della rete assumerà questa struttura, e quindi se prendo su un generico bipolo la corrente o la tensione, io le potrò esprimere la VDT come V con M seno di omega T più alfa, la IDT come I con M seno di omega T più beta. Ok? E vedete, dei tre parametri fondamentali necessari per caratterizzare la funzione sinusoidale del tempo, in realtà uno è noto, cioè omega è uguale per tutti. E quindi ogni funzione incognita sarà caratterizzata da due soli parametri, non più da tre. VDT e IDT, che è la funzione obiettivo, è la coppia di funzioni obiettivo, sono univocamente determinate nel momento in cui io vi do V con M, oppure, se ricordate, il valore efficace, e alfa, la fase iniziale, I con M e beta. Questo cosa significa? Significa che io posso pensare di riformulare il problema non più avendo come incognite le funzioni, perché l'equazione differenziale è la formulazione di un problema in cui le incognite non sono più numeri, ma sono funzioni. Voi dovete calcolarvi non la soluzione in termini di valore numerico, ma la soluzione in termini di funzione, con i suoi valori parametrici. Bene, allora, se questa funzione ha una struttura nota, io non devo capire che tipo di funzione sarà, lo so in anteprima, so già che la funzione ha questa faccia. Quello che mi serve sapere è una coppia di numeri. A me serve questa conoscenza qui o questa qui. Vedete? Osservate quei due numeri. Un numero è reale positivo, è un'ampiezza. E l'altro che cos'è? Un angolo, una fase. Cosa ci ricorda un numero reale positivo e una fase? Ci ricorda un numero complesso in forma polare. Perché un numero complesso in forma polare, da chi è definito? Da un modulo, che per definizione è un numero reale positivo, e da un angolo. E quindi io utilizzerò quella che si chiama trasformazione fasoriale. La trasformazione fasoriale cosa fa? Mappa l'insieme delle funzioni sinusoidali a pulsazione nota, a frequenza nota, nell'insieme dei numeri complessi, con una corrispondenza biunivoca.
E cioè io mi metto nell'insieme delle funzioni x di t con omega fissa. Ok? Un qualunque elemento di questo insieme sarà caratterizzato da un'ampiezza e un angolo. Quindi posso metterle in corrispondenza biunivoca con l'insieme dei numeri complessi, con questo tipo di trasformazione. In altre parole, io introdurrò al posto della tensione una variabile che si chiamerà fasore di tensione, che sarà un numero complesso, che sarà definita, come vedremo, in due modi alternativi. Il fasore di tensione lo possiamo definire come quel numero complesso che ha come modulo l'ampiezza totale e come fase l'angolo, come angolo la fase iniziale della sinusoide, oppure, per motivi di comodità legati, come vedremo, soprattutto al calcolo delle potenze, io invece di usare tutta l'ampiezza uso il VOR efficace. Ovviamente la differenza è un fattore radical 2 di cui poi dovrà tenere conto. O uno o l'altro, è irrilevante. Possiamo usarle entrambe. La cosa importante è che a ogni coppia Vm alfa oppure V alfa corrisponde una e una sola funzione sinusoidale, definita da questa trasformazione. E viceversa. Se volete, dal punto di vista formale, il legame che c'è tra la V di t e la V fasore è questo. V di t è la parte immaginaria di V moltiplicato elevato a j omega t. Questo è il legame formale. V di t, se lo moltiplico per elevato a j omega t e applico le proprietà degli esponenziali, mi darebbe V con m elevato a j omega t più alfa. Vi ricordo la formula di Eulero, elevato a jx è coseno di x più j seno di x, e quindi se di questo esponenziale complesso andate a prendere la parte immaginaria vi ritrovate esattamente questo. Ok? Quindi formalmente il legame è questo. Operativamente noi cosa faremo? Non passeremo per questo legame qui. Noi prenderemo una sinusoide. Se io vi scrivo 10 seno di omega t più 30 gradi, prenderete questa sinusoide, la trasformerete in un numero complesso pari a 10 elevato a j 30 gradi. E da quel momento in poi noi lavoreremo non più con le funzioni, ma con dei numeri. Questa trasformazione quale vantaggio ci dà? Il vantaggio, come vedremo, è che trasformando il problema dal cosiddetto dominio del tempo, cioè da un problema che ha come incognite funzioni del tempo, nel dominio dei fasori, cioè nel mondo dei numeri complessi, questo sistema qua tornerà ad essere un sistema algebrico. E lo vedremo fra un attimo. Spariranno le derivate, i legami tra V e I torneranno ad essere algebrici e quindi noi applicheremo sui numeri complessi esattamente le stesse tecniche che abbiamo applicato con i numeri reali in condizioni stazionarie. Questo è il vantaggio finale. Quindi per questa classe di segnali non siamo costretti a risolvere questo problema. Poi quando faremo la risoluzione delle equazioni differenziali vi sarà anche semplice capire il grande vantaggio che c'è nella tecnica che vi sto per mostrare. Allora, andiamoci per gradi. Io ho trasformato tensioni e correnti secondo questa regola. Bene, si può dimostrare, non ve lo faccio, che la trasformazione fasoriale è lineare e quindi conserva le equazioni lineari, per cui si può dimostrare che se io trasformo tensioni e correnti in fasori di tensioni e di correnti, le leggi di Kirchhoff valgono anche per i fasori. Quindi se voi avevate V1 più V2 meno V3 uguale a 0, la stessa equazione varrà per il fasore di V1 più il fasore di V2 meno il fasore di V3 è uguale a 0. Non ve lo dimostro per motivi di tempo, ma si può dimostrare facilmente.
Quindi trasformando in fasori le equazioni di Kirchhoff restano pari pari. Ci chiediamo allora come si trasformano le caratteristiche. Allora, le caratteristiche dei generatori si trasformano esattamente seguendo quella regola, quindi non c'è più nulla da aggiungere. Se io ho un generatore di tensione E di T uguale E con M seno di omega T più Fi, secondo quella regola lo trasformerò in un bipolo che sarà caratterizzato da un valore di tensione costante, sparisce la variabile tempo. L'unica differenza rispetto al caso stazionario è che questa costante non è più reale ma complessa, ma è pur sempre una costante. Quindi il generatore, da funzione del tempo, viene mappato in un bipolo il cui parametro è costante, complesso ma costante, con la regola che vi ho appena insegnato. Prendete l'ampiezza massima e diventa il modulo, prendete la fase iniziale e diventa l'angolo di questo numero complesso in forma polare, poi se ci serve in forma cartesiana ce lo sviluppiamo. Ovviamente lo stesso vale per i generatori di corrente, quindi non me lo fate scrivere. Ovviamente potrei in alternativa utilizzare il valore efficace, quindi partire con un livello che è quello massimo scalato per radical 2. Queste due formulazioni sono alternative e poi sceglieremo noi negli esercizi se usare l'uno o usare l'altro. Bene, cosa accade ai resistori? Prendiamo il resistore, consideriamo resistori lineari tempo invarianti. Noi sappiamo da un lato che questo bipolo sta lavorando in regime sinusoidale e quindi avrà una tensione VdT uguale V con M seno di omega T più alfa, una corrente IdT uguale I con M seno di omega T più beta, e questo vale, come abbiamo detto, per qualsiasi bipolo elettrico purché sia in condizioni di regime sinusoidale. Quindi qualunque sia il bipolo, se avete verificato che sta lavorando in un regime sinusoidale, tensione e corrente ai suoi capi avranno questa faccia. Bene, essendo un resistore, voi oltre a queste informazioni cosa sapete? Sapete il legame V, perché è imposto dalla sua caratteristica, che con questa convenzione ci dice che V di T uguale R I di T. Questo è tutto quello che sapete nel dominio del tempo. Bene, adesso io mi chiedo, ma se trasformo le tensioni in fasori e le correnti in fasori, quale sarà il legame tra V e I fasore? Andiamo a vedere. La regola di corrispondenza mi dirà che la V di T diventa il fasore V con M elevato a J alfa. La I di T diventa il fasore I con M prelevato a J alfa. La caratteristica la posso scrivere andando a sostituire le espressioni delle due funzioni.
Quindi sostituisco le due caratteristiche qua dentro, nel tempo, e adesso vado a trasformare, secondo questa trasformazione fasoriale, il primo membro e il secondo membro. Il primo membro è proprio V, fasore. Il secondo membro, vedete, ha modulo pari a RI con M e fase che è sempre beta. Ma I con M per elevato a J beta non è altro che I fasore. Morale della favola, per i resistori non cambia nulla. Se c'è il legame VDT uguale RIDT, vi ritroverete il legame V fasore uguale R per I fasore. Del resto questo è anche conseguenza di quello che vi dicevo prima. La trasformazione fasorale è lineare, quindi se avete un legame lineare in partenza algebrico, vi ritrovate un legame lineare algebrico anche in arrivo. Quindi, finora noi abbiamo detto che i generatori diventano una costante complessa, ma una costante. I resistori diventano un bipolo, dei bipoli che vi danno la stessa caratteristica anche in termini di fasori, cioè lo stesso legame che trovate tra le funzioni del tempo ve lo ritrovate anche tra i fasori. In realtà il vantaggio di utilizzare questa tecnica lo vediamo solo sui bipoli dinamici. Del resto sono i bipoli dinamici che ci hanno portato all'equazione differenziale. Se fossero stati tutti resistori, abbiamo detto prima, non c'era nessuna necessità di utilizzare questo tipo di tecnica. Allora vediamo cosa succede. Facciamo lo stesso tipo di analisi su un bipolo dinamico, cioè prendiamo un induttore. Prendiamo un induttore, supponiamo che stia lavorando in condizioni dinamiche particolari, cioè in regime sinusoidale permanente. Ripercorriamo gli stessi passi di prima. Io un regime sinusoidale, quindi la VDT sarà V con M seno di omega T più alfa. La IDT sarà I con M seno di omega T più beta e il legame stavolta sarà VDT uguale L di su DT, cioè I con M seno di omega T più alfa uguale L derivata nel tempo di I con M seno di omega T più beta. Questo è tutto quello che so nel tempo. La tensione è sinusoidale, la corrente è sinusoidale. Stavolta il legame che c'è tra V e I coinvolge una derivata. Bene, come prima io voglio sapere, ma quale sarà il legame una volta che avrò trasformato la tensione nel suo fasore e la corrente nel suo fasore? Quindi ho fatto questo cambio di variabile, se volete, trasformando il problema definito nell'insieme delle funzioni sinusoidali a frequenza nota in un problema definito nell'insieme dei numeri complessi. Le mie incognite saranno due numeri complessi V fasore e I fasore. Qual è il legame tra di loro imposto da questa caratteristica nel tempo? Dobbiamo trasformare, come abbiamo fatto prima, la caratteristica sviluppandola prima membro a membro e poi applicando la trasformazione fasoriale. Il primo membro
Al primo membro potete già applicare la trasformazione fasoriale, è già sotto forma di funzione sinusoidale. Sul secondo membro ci dobbiamo lavorare perché è la derivata di una funzione sinusoidale. Quando vado a derivare una funzione sinusoidale, devo fare la derivata di una funzione composta, perché c'è il seno, il cui argomento è un polinomio di ordine 1 rispetto alla variabile t. Quindi come si fa a derivare di una funzione composta? Si deriva la funzione esterna, seno diventa coseno, e poi si moltiplica per la derivata della funzione interna. La derivata di omega t più beta rispetto a t è omega. E quindi otteniamo questo. L con m coseno di omega t più beta moltiplicato per omega. Adesso ancora non posso trasformare questa funzione secondo la legge di trasformazione che vi ho dato, perché io vi ho definito quella trasformazione con una struttura in cui la funzione sinusoidale generica veniva riferita alla funzione seno. Adesso invece mi trovo la funzione coseno. Poco male, io posso sempre trasformare un coseno in seno facendo che cosa? Sommandogli 90 gradi. Quindi questa me la riscrivo come omega LIM seno di omega T più beta più pi greco mezzi. E a questo punto, vedete, anche il secondo membro si trova ad avere la struttura che ci consente la trasformazione fasoriale. Ok? Adesso, se vado a trasformare membro a membro l'equazione che ho appena scritto, la caratteristica, il primo membro si trasforma proprio nella V. I con m elevato a j alfa. Il secondo membro, vedete, qual è l'ampiezza stavolta? È questa, omega l per i con m. Quindi questo diventa il modulo del numero complesso che rappresenta il secondo membro, e la fase iniziale non è più beta, ma è beta più 90 gradi. Ci ho dovuto aggiungere questi 90 gradi. E quindi la sua fase sarà elevato a j beta più pi greco mezzi. Ok? Quindi questo si trasforma in questo, questa equazione si trasforma, la caratteristica diventa questa. A questo punto, applicando banalmente le regole dell'esponenziale, io questa la posso anche scrivere come omega L per elevato a j pi greco mezzi, che moltiplica i con m elevato a j beta. E così il primo membro mi dà V, il secondo membro mi dà un numero che moltiplica I fasore. Questo numero è J omega L. Perché J omega L? Perché è elevato a J pi greco mezzi è uguale a J. Se andate a usare la formula di Eulero, coseno di X più J seno di X, coseno di 90 gradi è 0, seno di 90 gradi è 1, quindi elevato a j pi greco mezzi vi dà j. Cosa abbiamo ottenuto? Il risultato fondamentale. Adesso, quando io trasformo questa caratteristica, vedete, che era differenziale nel tempo, la trasformo nel nuovo dominio in cui sto cercando la soluzione, il legame torna ad essere algebrico. Non è più un legame tra V e derivato, no, è un legame tra V e I, esattamente come per i resistori. C'è un coefficiente moltiplicativo, ma è pur sempre un legame algebrico tra V e I. E questo è il grande vantaggio. Questo coefficiente di proporzionalità si chiamerà impedenza. Z per I. Z uguale impedenza. Nel caso del resistore,
posso ancora scrivere V uguale R per I uguale Z per I. Nell'induttore Z uguale J omega L, nel resistore l'impedenza coincide con la resistenza. Ma il legame per i due bipoli, a questo punto le due caratteristiche hanno matematicamente la stessa struttura. Il resistore o l'induttore si descrivono come un bipolo V uguale Z per I, dove Z è un numero, non è più un operatore come per la derivata nel caso del tempo. Quindi torna il legame lineare, algebrico, scusatemi, è sempre stato lineare, torna il legame algebrico. E quindi vi faccio immediatamente osservare, se io adesso vi rifaccio la stessa situazione di prima, prima abbiamo detto, se io ho questa situazione, prima vi ho fatto esempio RC, facciamolo immediatamente su RL, se io avessi questa situazione, due elementi RL in serie, io avrei la stessa corrente. Ok? Bene, se vado a sommare le due tensioni, io otterrei R di T più L dei suddetti, e mi fermo qui, perché c'è da una parte I e da una parte dei suddetti. Non posso mettere in serie facendo R più L. Ma se invece di studiarmi questa situazione, mi studio la situazione trasformata nel dominio dei fasori, che cosa avrò qui? Avrò qui un'impedenza Z R, qui un'impedenza la Z della L, avrò una corrente I fasore e poi avrò una tensione V fasore su R, V fasore su L. Se vado a scrivere la tensione totale, io avrò ZR di I più ZL di I. E vedete che adesso torna esattamente la stessa situazione che avevamo in regime stazionario per due resistori, perché adesso non c'è più la derivata, c'è sempre I. Metto in evidenza la I, e semplifico le due impedenze con l'impedenza serie. Il vantaggio di aver riottenuto il legame algebrico, quindi dove sta? Sta nel fatto che adesso questi bipoli riacquistano il legame proporzionale tra V e I, che è alla base dei concetti di equivalenza che abbiamo visto, serie, paralleli e poi in cascata tutte le altre applicazioni che abbiamo visto del concetto di equivalenza. Ok? L'unica differenza rispetto al caso resistivo è che lì questi coefficienti erano sempre solo le resistenze, quindi numeri reali positivi. Io ho scritto ZR, ma posso tranquillamente metterci R. Invece, nei bipoli dinamici, questa Z è un numero complesso, immaginario, puramente immaginario. E vedete l'altra differenza dove sta? È che mentre l'impedenza di un resistore dipende solo dalla sua resistenza, l'impedenza di un induttore dipende dall'induttanza, è puramente immaginaria, ma dipende anche dalla frequenza del circuito in cui lo avete fatto lavorare. Mentre la resistenza vi dà sempre lo stesso rapporto tensione e corrente, o la fate lavorare un circuito a 50 Hz, o un megahertz, o un gigahertz, la resistenza è quella, l'impedenza è quella, punto. Invece l'induttore, vedete, se lavora a frequenze basse vi offre una bassa impedenza, se lavora a frequenze alte vi offre un'alta impedenza. Quindi il rapporto tensione-corrente che trovate ai capi di questo oggetto non dipende solo dal suo valore intrinseco del parametro, ma anche dal circuito in cui andrà a lavorare. Come vedremo, questo comportamento si chiama selettivo in frequenza ed è il comportamento che poi ci consente di realizzare i filtri, i ricevitori, eccetera, eccetera. Su questo torneremo. Chiudo presentandovi solo come risultato quello che succede in un condensatore. Vi fate gli stessi passaggi, provateli a fare voi,
invertendo i ruoli tra tensione e corrente, qui la caratteristica sarà VdT uguale C, no scusatemi, IdT uguale C dv su dt. Adesso se vi fate gli stessi passaggi a ruoli invertiti, quindi qui ci sarà la I con M, qui ci sarà beta, qui ci sarà C, qui ci sarà V con M e qui ci sarà alfa, troverete alla fine I con M uguale omega L V con M omega C, scusate, V con M seno di omega T più alfa più pi greco mezzi. Basta fare gli stessi passaggi di prima. E quindi quale sarà il partito gesso? Quale sarà il legame tra tensione e corrente per questo signore? Sarà I con M elevato a J beta uguale omega C per elevato a J pi greco mezzi per V con M per elevato a J alfa. Questa è la corrente, questa è la tensione e questo è il legame di proporzionalità J omega C. E quindi se voglio scrivere V uguale Z per I, mi rendo conto che per un condensatore l'impedenza sarà 1 diviso J omega C. Se volete, per portare unità immaginaria al numeratore basta cambiare segno, ricordando che J quadro è meno 1. L'impedenza di un condensatore, quindi anche questo oggetto lo possiamo classificare come impedenza. C'è un bipolo in cui il legame tensione-corrente, fasore di tensione e fasore di corrente, si scrive sempre così. La sua impedenza è ancora puramente immaginaria, la parte immaginaria è negativa e la frequenza sta al denominatore. Quindi questo si comporta rispetto all'induttore in modo duale. Se l'induttore vi dà una bassa impedenza a bassa frequenza, questo vi dà un'alta impedenza a bassa frequenza. Più è bassa la frequenza, più elevata l'impedenza. Quindi, ricapitolando e chiudo, abbiamo visto come si trasformano tutti i nostri bipoli. I bipoli passivi in particolare si trasformano tutti in un unico bipolo che chiameremo impedenza, che ha questa caratteristica, ovviamente con la convenzione normale, altrimenti come al solito il segno meno. Questa è l'impedenza. Il concetto che generalizza il concetto di resistenza nel momento in cui passate ai fasori. Quindi, genericamente, quando io trasformerò la mia rete di elementi adinamici e dinamici, purché siano passivi, ognuno di loro verrà mappato nello stesso tipo di elemento, che si chiama impedenza. La differenza sarà che per i resistori Z sarà puramente reale e coincide con la resistenza. Per l'induttore l'impedenza sarà puramente immaginaria, pari a J omega L, e per il condensatore ancora puramente immaginaria, meno 1 su G, meno J, scusatemi, su omega C. Detto questo, vedremo, una volta trasformata tutta la rete nella rete di impedenze e di fasori, noi alla rete di impedenze e di fasori applicheremo esattamente tutte le tecniche di analisi che abbiamo applicato ai circuiti stazionari. E quindi useremo sovrapposizione degli effetti, partitori, Thevenin, Norton, serie, paralleli. Non cambierà nulla, non vi dovrò introdurre nessun'altra formula,
cosa che invece dovremmo fare se quando ci troveremo a risolvere equazioni differenziali, perché la natura delle equazioni è diversa. Qui la natura delle equazioni è la stessa del caso stazionario. L'unica differenza è che i coefficienti di queste equazioni sono complessi, ma sono sempre numeri, non sono funzioni incognite, sono dei numeri. Quindi noi useremo, come si farà il parallelo di due impedenze? Z1 per Z2 diviso Z1 più Z2. Come si farà il partitore di tensione? Con la stessa formula, sostituiamo a R la Z. Chiaramente la difficoltà è solo computazionale, perché adesso dovremo fare i calcoli con i numeri complessi. Ma da questo punto in poi io ho finito la parte teorica. Dalla prossima volta noi vedremo come, mappando un esercizio, trasformandolo in questo dominio, poi io svolgerò tutti i calcoli con le tecniche che ho imparato. Alla fine cosa otterrò? Ottengo un fasor. Se l'esercizio mi chiedeva calcolati la corrente nel condensatore eccetera eccetera, alla fine io ottengo questo risultato, I con C uguale 10 elevato a J pi greco quarti. Chi sarà la vera soluzione? Non è questo. Alla fine, quando ho trovato la soluzione, do il risultato, che è semplicemente ottenuto con la trasformazione inversa. Cioè dirò, ok, io ho usato i fasori solo per comodità, perché non volevo risolvere equazioni differenziali, voglio risolvere un sistema algebrico. Calcolo la soluzione fasoriale e poi la vera soluzione sarà l'antitrasformata. La regola è quella opposta. Il modulo diventa ampiezza massima, la fase diventa l'angolo iniziale. Questo è tutto. Ok.